Il premio Nino Martoglio 2006 per la sezione Opera Prima a Massimo Maugeri per il volume Identità distorte, edito da Prove d'autore. Massimo Maugeri. Io intanto do lettura della motivazione che lo riguarda, intanto accogliamo, facciamo di nuovo l'applauso, l'hai fatto troppo presto, troppo breve. Arrivare sul palco accompagnati dal vostro applauso. Massimo Maugeri, giovane autore catanese e animatore del gruppo letterario Convergenze Culturali Sud-Est, con il quale si è segnalato per le numerose ed interessanti iniziative editoriali culturali. Il suo romanzo d'esordio, Identità distorte, edito da Prova d'autore, si è immediatamente imposto all'attenzione della critica nazionale e lusinghiere recensioni sono apparse sui più importanti quotidiani, dalla Stampa al Messaggero, alla Repubblica, al Mattino. Sergio Pent definisce l'opera di Maugeri uno dei romanzi più estrosi e psicologicamente forti del genere noir, thriller psicologico a sfondo sociale ambientato tra New York e Catania nel mondo della new economy. Identità distorte cattura il lettore con uno stile diretto ed una trama ben costruita intorno al tema pirandelliano del doppio e della crisi d'identità. Massimo Maugeri traccia il solco di una direzione inedita nella narrativa siciliana contemporanea. Metabolizzata alla tradizione, la sua scrittura traduce le inquietudini dell'uomo contemporaneo nell'era della globalizzazione e lo mette in guardia dalla possibile catastrofe esistenziale dovuta alla perdita dei valori. Consegna il premio all'assessore provinciale Gioacchino Ferlito. Perché poi il premio materialmente ovviamente consiste nella somma che viene devoluta per una parte all'acquisto dei libri che vengono sorteggiati. Chiamiamo di questo libro, di questa Identità distorta, interessantissimo il tema del doppio che è ovviamente presente come ben sappiamo anche in Pirandello, è partito proprio da lì una passione particolare per lo sdoppiamento, per le crisi di identità, perché questi personaggi sono tutti un po' doppi in Identità distorte. Onestamente l'idea iniziale che ha dato origine a questo libro è stata un po' onirica, come dico sempre. Mi è venuta in mente l'immagine di questa persona, di questo manager, di questa società internet catanese che entra in un ascensore, l'ascensore per un blackout si blocca, scusa un valore, e poi una volta riaperto ne esce le bande di un'altra persona. O no, sembrerebbe che così fosse, in realtà c'è tutta una spiegazione. Sì, il tema del doppio è uno dei miei temi preferiti, un classico della letteratura, quindi sicuramente c'entra anche Pirandello. E niente, quindi questo libro in particolare descrive una Catania nuova, moderna, la Catania dell'Etna Valley, tanto per intenderci, che è appunto legata a New York, a questo filo invisibile della New Economy. E poi ho tracciato poi un aspetto un po' differente perché ho deciso, almeno la parte iniziale del libro, di rappresentarla in maniera diversa anche dal punto di vista climatico, una Catania uggiosa, allagata dalla pioggia e spassata dal vento, almeno nella parte iniziale. E comunque grazie, veramente è stata un'emozione fortissima vedere il mio volto insieme a quello di queste personalità di prestigiose. Ringrazio appunto il sindaco, l'assessore alla cultura e le altre istituzioni, il circolo Ateneo e naturalmente la giuria per il riconoscimento. Grazie mille. Dobbiamo dire che Massimo questo premio che è sicuramente prestigioso, ma è già alla ribalta nazionale con questo libro appunto, e soprattutto ha un contatto già diretto con il suo pubblico, con i suoi lettori, perché essendo giovane, moderno, su internet lui ha addirittura anche un blog tutto suo, sul quale si discute ovviamente di letteratura e non solo. Vogliamo dare l'indirizzo? Qua ci sono tanti universitari stasera che magari poi andranno a cercare Massimo Maugeri sul suo blog. Sì, è un blog letterario, l'indirizzo è letteratitudine. .blog.cataweb.it è giovanissimo, però già molto frequentato, si parla di libri, si parla di letteratura, e io lo chiamo un open blog perché poi voglio aprirlo al desiderio di aprirlo anche a tanti ai lettori, insomma, scrittori, operatori culturali, giornalisti, ho già molti contatti in questo senso, speriamo. Sono anche nuovi scrittori. Attitudine allora. letteratitudine.blog.cataweb.it. Massimo Maugeri, grazie. In bocca al lupo, Identità distorte, il libro premiato per questa nuova sezione Opera Prima.